Signori, ciao a tutti e benvenuti di nuovo sul canale. Oggi sono con Pasquale Salvati nella Buffalo Garage. Abbiamo qui uno splendido, magnifico esemplare di Mustang Fastback del 68, proprio di Pasquale. Oggi l'ho voluto coinvolgere in un'attività un po' particolare, perché approfittando della Mustang Fastback del 2019 che ho in prova e della quale sicuramente qualcuno di voi già avrà visto la prova, anzi vi consiglio, se non l'avete vista, di andarvi a cercare la prova direttamente sul canale, vi voglio proporre di guidare la stessa auto ma di 50 anni dopo, quindi confrontare la Fastback del 68 con la Fastback del 2019. Pasquale, sei pronto in questa... Speriamo di sì, sì. Speriamo di sì. Lui la Fastback del 2019 non l'ha ancora guidata e voglio trasmettere proprio le sensazioni a caldo. Vabbè. Sei pronto in questa avventura? Pronti, pronti. Andiamo. Ovviamente noi abbiamo scelto la giornata ideale con le cinture a mo' di aereo e infatti lui mi ha fatto il briefing prima di partire. Allora la cintura si allaccia, si slaccia in questo modo e si stringe uguale agli aerei in pratica. Allora Pasquale, raccontami un po' della tua Mustang. Molti anni fa in qualche film, in uno specifico che è Vanilla Sky, e mi sono, diciamo, cominciato ad appassionare a questa vettura. Diciamo che già di mio sono filo americano, diciamo così. Sono innamorato degli Stati Uniti proprio come posto, mi piace. Le mie figlie non vedono l'ora di andarci, io spero di riuscire a organizzare questo viaggio con loro, anche perché sarà un modo anche per me per rivisitare alcuni posti in cui sono stato. Con i ragazzi del Buffalo stiamo anche cercando di organizzare un viaggio sulla famosa Route 66. La mia invidia, sappilo, veramente la mia invidia. Per quanto riguarda poi nello specifico questa macchina, è stato un lungo parto, anche perché purtroppo gli anni in cui io ho iniziato la ricerca non c'erano gli strumenti tecnologici di oggi, o quantomeno non c'erano le comunicazioni informative che ci sono oggi. Quindi c'era una difficoltà già nel reperire notizie per quanto riguardava il modello, l'anno, perché poi di questa vettura dal 64 e mezzo, qua sembra che si chiami il primo modello, 64 e mezzo in poi ne sono state fatte tante. La ricerca è stata proprio lunga, molto lunga, poi abbandonata per questioni di difficoltà di capire se la vettura era in condizioni diciamo accettabili da poterla comprare, da poterla acquistare. La paura, perché erano i primi anni anche di internet, di acquistare su internet senza sapere cosa ti potesse arrivare. Noi ci fermiamo che fermiamo a fare benzina, altrimenti ci fermiamo a piedi e finisce anche l'intervista. Ci fermiamo un attimo a fare benzina. Tra l'altro è importante vedere dove si fa benzina. Questa è una cosa da non sottovalutare. È fantastico. Ripartiti dal caro e fido benzinaio. Che consumi ha questa macchina effettivamente? Allora, i consumi di questa macchina sono un mistero. Quando io l'ho presi non si sapeva, ancora non lo sapevamo, ma questa macchina era preparata per le corse del famoso quarto di miglio. Questa di base che modello è? Che motore 302. È? Questa è una 302, una Fastback 302 V8, ovviamente. Sappi che anche quella che guiderai dopo è V8. Ok. Nel 68 nacque il 302, se non vado errato proprio nel 68, perché era la via di mezzo tra il 289 e il 390, notizie ovviamente prese da internet, okay. Quindi cultura personale. Cultura personale, okay. Sì, 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 sì. Per me la macchina era mettere la chiave, girare la chiave,
e sperare che partisse. Sperare che partisse. Fammi sentire, com'è guidare questa macchina? Allora, guidare questa macchina non era come l'avevo immaginato, sinceramente. Personalmente è stato meglio di qualsiasi impressione o sensazione potessi mai immaginare. E la cosa bella è che me lo fa ancora tuttora. Forse a parole a volte è complicato spiegare, sì, perché parliamo di emozioni che non lo so, non so se è perché si legano a un pensiero, si legano a un'idea, però sì, io quando salgo su questa macchina sono sempre contento, sempre. Ti piace il fatto che si guidi in modo rude? Sì, sì, ma poi ti porta, non nascondo che qualche volta ci sono state delle esagerazioni. Dice il gas, dice beh. Noi stiamo camminando praticamente, io lo tengo solo appoggiato, cioè non lo sto premendo, lo tengo appoggiato. Allora, diciamo che adesso mi sembra il caso di passare sull'altra. Sì, dobbiamo tornare indietro. Adesso torniamo indietro. Senti anche un po' di audio. Questo è un vuoto puro. È una macchina... Allora, queste qua, le macchine americane, sono macchine che... La loro potenza è tutto nello sprint, per questo è famoso in America il quarto di miglio, perché la loro potenza massima è espressa nel breve tragitto. Io sfido chiunque ad essere tentato nel non premere l'acceleratore. E soprattutto a non emozionarsi una volta. L'emozione che provi in quei pochi attimi, perché sono attimi, è forte, è bella. Io a questo punto dico, io fremo per farti, sì, per farti provare la nuova. Ci vediamo tra poco. Ok. Allora, io adesso sto per far salire a Pasquale in questa macchina. È stata un'impresa di cercare di tenerlo fuori, lontano, perché si affacciava, si voleva guardare la macchina. Ho detto, Pasquale, devi stare fermo. Adesso lo facciamo entrare. Vieni, vieni. Ciao, Pasquale. La prima cosa, io già ho acceso l'aria condizionata. Ma infatti... È la prima cosa. Ho capito che mi facevi stare fuori al caldo per farmi provare l'ebbrezza dell'aria condizionata. Se vuoi, e questo fa parte della tecnologia, insomma, sulla nuova generazione, c'è anche il sedile che può essere climatizzato. No, Però se siamo sudati, siamo non rudi, siamo... bravo, non c'è problema, siamo abbastanza rudi. Allora, siamo su un vuoto, e sì, questo è ti è fedele il vuoto, quindi... Questo è un 5.450 cavalli, 529 Nm più rigorosamente col cambio manuale. 6 marce, ci sarebbe anche in realtà l'opzione dell'automatico 10 marce, ma no. Io ho chiesto a Ford Italia il manuale e quindi lo devi provare manuale. Lo proveremo. Le cinture di sicurezza qui sono normali, diciamo sono attuali, non sono... Sono moderne. Come vedi già... L'impostazione è differente, interna, sì. Display, anche in questa generazione c'è anche la strumentazione digitale, vista, che poi vista cambia in base alla modalità di guida, perché ovviamente ci sono anche le modalità di guida selezionabili. Ti faccio vedere anche una cosa, sul volante c'è il tastino col logo della Mustang. Sì, il cavalluccio. La prima cosa che dobbiamo fare è aprire lo scarico, cioè modalità di scarico, dobbiamo andare sul circuito perché altrimenti non si siamo noi. Esatto, altrimenti non siamo... Si sente anche dentro e non pensavo. Ah. No, nel senso, considerando che una moderna ha anche un'acustica insonorizzata di un certo tipo, sentirla anche dentro non è male. Possiamo partire. Avere queste due impressioni a caldo. I ragazzi della Buffalo ci stanno guardando in modo abbastanza incuriosito. Sono esaltati anche loro da questa cosa. Si cambia anche semplicemente l'irrigidimento del volante. Vedi l'elettronica che cosa ti fa fare? Il carico volante adesso è normale, poi puoi mettere sport. C'è uno scienziato quindi per guidare questa macchina, invece noi siamo semplici persone, non abbiamo studiato il giusto e quindi guidiamo macchine semplici che erogano una bella potenza con un bel sound. Allora facciamo una cosa. Allora, diciamo che, scherzi a parte, salire su una moderna comporta
una differenza, già se parliamo in termini di sicurezza, che sono notevole. Totalmente insomma, è un altro discorso di comodità. Prima che parti, poiché sei in neve bagnato, te la metto al mini normale. Ok. Diciamo che ci voleva, io non l'avevo manco notato questa cosa. Io salgo sulla mia, giro la chiave e vai. Io dico, è una Mustang, è una bella macchina. No, te la stai guardando? Sì, no, me la sto guardando. Ovviamente hai un impatto totalmente diverso da quello che può essere il concetto storico. Sai, su una macchina moderna, che io spero prima o poi di poterne prendere una, anche moderna, perché è giusto averle tutte e due. No, per adesso hai fatto un salto di 50 anni. Di 50 anni. Dal 68 al 2019, comunque, 51 anni. Comunque si sente. Un difetto su questa macchina a livello di motore io non saprei neanche poi, vederlo. Soprattutto su auto di queste potenze. Di questo calibro. Io per esempio la prova l'ho registrata in pista, perché è un'auto che... per la quale se vuoi trovare effettivamente un difetto, se vuoi trovare un difetto, la devi cominciare a spingere un po' più, certo, al limite. Certo. In sicurezza lo puoi e fare. Devi avere le voglio dire, tu hai un'esperienza, hai il tuo bagaglio di prove fatte, quindi con altre vetture, sei un esperto del settore. Io non lo sono. Io sono un appassionato che, come dicevo prima, a cui piace imparare. Ti posso dire, è ovvio, c'è l'aria condizionata, è più fresca della mia, però ti posso dire, però la mia è più comoda. Io in questa qui mi sento più scomodo, forse un po' più... stretto. Per non dire affogato, non lo so. Perché secondo me queste qua devono essere macchine essenziali, perché l'emozione non te la dà se ti siedi sul sedile di pelle o di cartone, te lo dà quando premi l'acceleratore. E io sono sicuro che questa, quando premi l'acceleratore, le emozioni te la dà, come non te le dà voglia, se te le dà. Io ti metto anche la modalità Sport Plus. Non ti metto la modalità circuito, perché potrebbe il essere... Il freno abituato, vedi? Cioè, rischiavo di fare test e parabrezza più volte, ma perché sono abituato con quella lì che devi andare giù pesante con il freno. Invece qua... abbiamo questo, un impianto Brembo. Anche abbastanza potente, abbastanza pronto sotto tanti punti di vista. Quindi dicevo, io ti ho messo la modalità Sport Plus. Sì. Vai. Wow. Pensa, sei solo a 4000 giri. Io penso che questo è quello che debba essere una macchina. L'emozione di guidarla è sì visiva, ma il grosso, c'ho i brividi addosso, ovviamente. No, è la vero, guarda, io posso, posso garantire, c'è la pelle d'oca. Ma perché mi prende, è ovvio che mi prende. Come... Sì, c'ho la pelle d'oca, perché comunque sì, è comunque emozionante, è bello. Ripeto, per il breve tragitto che facciamo, perché poi dopo... diciamo che... mi auguro di poterlo provare su una mia futura macchina, che sarà tipo questa, ma io semmai farò la pazzia, e spero che avrò la possibilità di poterla fare, la farò solo con la Bullitt moderna, perché faccio le sorelline. Lì andiamo oggi proprio... mi sento vecchio giovane, e allora... no, vecchio no, mi sento vintage o moderno, e quindi vado su questo, sulla scelta del quale prendo. Spero, voglio dire, però stiamo parlando di una cosa... futura. Queste sono le malattie, purtroppo, di chi sta nel nostro ambiente. Penso che tu ne sai qualcosa. Purtroppo, per fortuna sì. Quindi sfondi veramente una porta aperta. Pensa di parlare direttamente con Ford, sì. E dici: complimenti per il suono. Signor Ford, complimenti per il suono. E soprattutto perché, almeno personalmente, l'impressione mia, riesce a trasmettere quello che trasmette una storica, nel senso, come emozioni ci siamo. Tu dici che in 50 anni sono riusciti a mantenere quell'heritage, quelle caratteristiche fondamentali che rendono una Mustang tale? Personalmente, come mia impressione, sì. Se però mi chiede Ford, mi chiede quale preferisci, storica tutta la vita. Però con affianco una moderna. Però con affianco una moderna. Se mai avessi avuto dubbi se prenderla o no,
guidando questa e non è la Bullitt, perché poi c'è anche l'aspetto personale, no? Emotivo, emotivo, emozionale. Quindi sicuramente semmai avrò questa possibilità, semmai mi capiterà la possibilità di poterlo fare, la prendo, sicuramente la prendo. Questa Mustang ha anche la possibilità di silenziare lo scarico. Ho visto, come se la potevo risparmiare. Sinceramente... Anche addirittura la partenza silenziosa, cioè che tu l'accendi... Allora, la cosa bella di queste, secondo me, di queste macchine in generale è musica. E questo io credo che chiunque appassionato adesso stia facendo una ola. No, ma perché per me è così, secondo me è questo, il concetto del guarda, parlo... È vero, di nuovo la pelle d'oca. Ma perché... ripeto, il cuore del pure in pace ce l'ho la pelle d'oca. Il cuore delle... Stanno rizzando i peli della barba. Sì, perché quando ne parli, io mi emoziono, io quando parlo delle auto... storiche americane in generale e poi della Mustang in particolare, mi fa comunque emozionare, comunque mi fa stare sempre un'altra cosa, una variazione tra la tua e questa, tu sì. Ce l'hai automatica, sì. Questa invece è manuale, sì. Cosa ne pensi? Tu hai guidato altre auto anche col cambio, sì, manuale automatico, esatto. Sì. Cosa ne pensi di questo cambio manuale, leva corta? I nessi sono anche abbastanza ravvicinati. Sì, l'ho visto. È facile da usare, la frizione no, è comoda. No, la scelta sull'automatico nella vita personale, quindi come vettura, è una per la comodità, ovviamente. Credo che su una sportiva il cambio manuale sia sicuramente un valore aggiunto. Il non plus ultra. Sì. Io la mia l'ho trovata con il cambio automatico, la presi con il cambio automatico anche perché spinto più volte, ripeto, ecco, in quegli anni con la poca conoscenza che c'era, se la prendi col cambio... Nel frattempo adesso ti spoilerò una cosa, sì. Perché ho visto Cristian, il proprietario della Buffalo, che ci stava, ecco, ci sta affiancando con una Corvette, una C2 del 67. E vuole fare il figo. Si è fermato addirittura perché si vuole probabilmente far ammirare a fianco. Porca miseria. questa è stata, questo porca miseria alla fine è stato l'emblema veramente di tutto il video. Questo me lo potrei mettere come sveglia sul telefono. È meraviglioso. Hai imparato? Ah sì? Lei, mica io! Io purtroppo ho dovuto strappare a Pasquale da sopra la fastback del 2019. Allora, mi dispiace di averti dovuto sradicare da quel sedile che non volevi scendere più. Ma mi lasci in buone mani, ma però. Sono sicuro che non mi sento in colpa perché te ne vai contento sulla tua. Ti ho sentito comunque, anzi, quasi più contento forse di salire sulla tua. Sicuramente, non ti farei portare via questa. Bene, tra le due comunque scegli la tua. Sì, sì. La pronipote insomma della tua. Merita rispetto, però io sì, resto fedele alla è quella del 68. Va bene, allora io ti ringrazio insomma per la chiacchierata che ci siamo fatti. Grazie e per questo confronto tra due auto che a loro modo e nello stesso modo sono meravigliose. Sì, sicuramente. Io vi saluto. Vi invito a lasciare un like e soprattutto, anzi lo faccio dire a lui perché l'ho istruito. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e seguiteci soprattutto. Ciao a tutti. Ciao. E ci salutano anche da dietro alle quinte. Ciao.